Trump è andato non dai musulmani, è andato dai sunniti. Esatto. Il terrorismo di cui stiamo parlando adesso è essenzialmente sunnita. E invece lui è andato lì a dire una cosa, riflettiamoci perché ci riguarda da vicino, visto che è il nostro principale comandante in capo. Ha detto, il terrore è l'Iran. Il vostro. Il terrore è l'Iran. Cioè sono gli altri, ha dittato al mondo, ha dittato a tutto il mondo, anche al mondo occidentale, il terrorismo iraniano che non esiste. Non ci risulta che gli sciiti facciano attentati terroristici. Gli sciiti stanno aiutando il popolo libanese a difendersi dall'aggressione israeliana, stanno aiutando il popolo palestinese, ma non fanno terrorismo, almeno ora. E invece tutto il mondo occidentale sembra pensare che adesso bisogna attaccare. Guardate che questo è un avvio di una nuova guerra. Ecco. Se il Presidente degli Stati Uniti va dai sauditi, che sono i criminali assassini, che sono all'origine di tutto quello di cui stiamo parlando, e dice che i colpevoli sono gli altri, ma è una cosa assolutamente agghiacciante quella che sta accadendo. Ci stanno portando in un'altra guerra. Non so se è chiaro. A me è chiaro. Questo viaggio di un signore che è diventato Presidente degli Stati Uniti, come sappiamo, che è quasi sotto impeachment e che va dai sauditi e gli regala 100 miliardi di armi per fare la guerra contro lo Yemen. Questa è la prima considerazione, se me ne fai fare un'altra sì. Anche. Io sono d'accordo invece su una parte del discorso di Monsignor Negri che io ritengo giusta. C'è un sacco di ipocrisia e di retorica tra di noi quando esprimiamo tutto questo dolore, perché noi siamo corresponsabili di tutto questo, siamo direttamente corresponsabili. La Libia, di cui si sta parlando oggi, chi è che l'ha frantumata e ridotta a uno straccio? Non è più un paese. Noi l'abbiamo distrutto. Guardate che gli aerei sono partiti dall'Italia per bombardare la Libia, eh? Non sono partiti mica dal Mozambico. Noi abbiamo distrutto la Libia. E allora uno ti dovrebbe domandare perché allora l'Italia per ora è immune? Ah, questo è un altro discorso. E poi lo vediamo. Ma posso aggiungere una cosa? Velocemente poi un sondaggio e che parla dei bambini e si va sulle... Ecco, a proposito della Saudia. E Giulietto lo sa perfettamente che negli anni 70 praticamente insieme agli Stati Uniti ha finanziato la jihad nel Medio e Vicino Oriente, come ha finanziato la jihad in Pakistan insieme agli Stati Uniti ed ha creato è stata una guerra civile in Afghanistan che è diventata musulmana, un centro, cioè la guerra ovviamente.